Con il progetto Con l'Italia per l'Italia, Angelini Pharma si è classificata seconda nella categoria emergenza Covid-19 e prima nella categoria social. Come avete vissuto questo doppio riconoscimento in azienda? Grazie innanzitutto per questa, la possibilità di commentare questo premio e le dico subito che l'abbiamo vissuto con grandissimo entusiasmo e con grandissima gioia, anche perché è un premio che è arrivato quasi inaspettatamente e pertanto fa ancora più piacere. Ci ha anche emozionato perché il periodo del Covid è stato il periodo del Covid, diciamo, il periodo della quarantena, diciamo immediatamente dopo l'emergenza, la prima emergenza, i primi casi in Italia si è verificato, davvero abbiamo vissuto uno tsunami dal punto di vista delle richieste di ammuchine, di quanto la nostra azienda è stata coinvolta in prima linea nella difesa dal Covid in termini chiaramente di vita quotidiana, quindi di igiene e disinfezione. Abbiamo davvero agito senza spinti da un grandissimo entusiasmo nel voler rispondere a questa, non soltanto a questa emergenza da un punto di vista sanitario, ma anche da un punto di vista di comunicazione, rendendo trasparente il nostro linguaggio, spiegando quello che stavamo facendo per rispondere all'emergenza e raccontando e raccontandoci quello che stavamo facendo. Quindi con emozione anche perché è stato in qualche modo un riconoscimento che ci siamo sentiti molto addosso e che abbiamo vissuto con grandissima gioia perché nel momento in cui stavamo reagendo all'emergenza sanitaria, ovviamente non abbiamo pensato che avremmo potuto vincere dei premi, lo abbiamo semplicemente fatto ed è stato un po' come insomma, la ciliegina sulla torta, qualcosa che ti fa sentire ancora più soddisfatto di quello che hai fatto. Cosa consiste il progetto con l'Italia e per l'Italia? Sì, allora, è stata una lunga, in realtà con l'Italia per l'Italia è stato poi un po' un cappello che abbiamo dato a una serie di iniziative insieme alla persona che allora era responsabile delle relazioni istituzionali e dell'accesso. Insieme abbiamo, per rispondere a una mail della Protezione Civile, abbiamo coniato questo con l'Italia per l'Italia che poi è diventato un po' il cappello di comunicazione delle iniziative, questo anche un po' per raccontare come è nato il nome. Come dicevo, un insieme di iniziative che è nato immediatamente dopo il primo caso di Covid-19 in Italia, il famoso caso di Mattia, ragazzo di Codogno che è stato individuato come positivo. Sostanzialmente questo è accaduto un venerdì e noi già il sabato comunicavamo in maniera molto pronta, in maniera molto trasparente, attraverso il Corriere della Sera, quindi rispondendo a delle domande del Corriere della Sera rispetto a degli aumenti che si stavano verificando, del tutto ingiustificati, del nostro prodotto, dei brand a marchio Ammuchina. Questo è stato molto importante, come dire, fissare da subito questa comunicazione perché si stava diffondendo. Si stavano diffondendo sia delle voci rispetto agli aumenti di prezzo che avvenivano attraverso ovviamente dei rivenditori terzi, soprattutto online, ma anche c'era un tema legato alla disponibilità di Ammuchina, della disponibilità del nostro disinfettante per le mani, soprattutto, in generale comunque dei prodotti a marchio Ammuchina. E pertanto noi già il sabato abbiamo appunto risposto a alcune domande del Corriere della Sera, poi abbiamo emesso proattivamente un comunicato stampa dove chiarivamo sia il fatto di avere, diciamo, il fatto di essere completamente ovviamente non solo contrari diciamo, agli aumenti ingiustificati di prezzo, ma che avremmo collaborato anche con le autorità per diciamo, stabilire chi si stava in qualche modo un po' approfittando della situazione, ma soprattutto abbiamo raccontato lo sforzo produttivo di un'azienda che si stava sostanzialmente completamente reinventando dal punto di vista della produzione per esternalizzare i prodotti che in quel momento non erano, diciamo, più necessari e concentrare tutta la produzione nei confronti del disinfettante e del disinfettante per le mani. A quel punto però abbiamo anche immediatamente colto come fosse la questione fosse una questione produttiva ma anche sociale, per cui abbiamo subito deciso di chiamare le regioni che erano state più
colpite immediatamente dal virus, e quindi parlo di Lombardia e Veneto, e di offrire loro dei quantitativi settimanali del tutto gratuiti di Amuchina per il personale sanitario, insomma per coloro che loro ritenevano, a cui ritenevano utile donarlo. E abbiamo continuato a donare ingenti quantitativi di Amuchina anche poi alla Protezione Civile, perché purtroppo, come sappiamo, il virus si è esteso a livello nazionale, quindi poi l'emergenza è diventata evidentemente un'emergenza nazionale. Quindi abbiamo convertito la produzione in modo da rispondere alla richiesta straordinaria di disinfettante, anche attraverso, grazie al Ministero della Salute, abbiamo prontamente certificato un ulteriore stabilimento che potesse aiutarci nella produzione, in una maggiore produzione di Amuchina. Abbiamo donato, iniziato e continuato a donare ingenti quantitativi di Amuchina, e attraverso la Fondazione di Angelini, quindi la Fondazione di Angelini Holding, è stato individuato un progetto all'interno dello Spallanzani di Roma, proprio rispetto al rinnovamento dei laboratori che avevano per primi, tra l'altro, isolato il coronavirus, ed è stata fatta una donazione importante di 1 milione di euro affinché questi macchinari, diciamo questi locali, potessero essere rinnovati. E quindi, come dire, un impegno a tutto tondo che ci ha visto impegnati da un punto di vista produttivo, ovviamente come in molti casi nel farmaceutico i nostri dipendenti degli stabilimenti non si sono mai fermati, adottando subito misure importanti, diciamo, per la protezione della loro attività e della loro vita. E da un punto di vista di responsabilità sociale di impresa abbiamo subito attivato importanti donazioni, ma veramente fin dall'inizio, e poi abbiamo fatto attraverso la fondazione questa importante donazione allo Spallanzani di Roma. In tutta questa operazione così generosa, oltre all'apprezzamento della giuria di qualità, ha trionfato anche sui social. Qual è l'approccio di Angelini verso questa nuova tipologia di canali sempre più frequentati dagli italiani? Sì, io tra l'altro sono arrivata in Angelini Pharma il 10 febbraio, quindi sostanzialmente poco meno di 2 settimane prima dell'inizio della pandemia in Italia, della diffusione del virus in Italia, e ho portato con me una filosofia, un approccio che chi mi conosce sa, insomma, caratterizza il mio modo di interpretare la comunicazione nelle aziende dove ho avuto il privilegio di dirigerla, e che è fondata sulla consapevolezza che oggi la comunicazione non avviene più soltanto attraverso canali convenzionali e quindi cosiddetti intermediati, per cui io comunico qualcosa a un collega, tipicamente un giornalista, il giornalista attraverso un mezzo terzo la comunica al pubblico. Oggi la comunicazione vive di questa comunicazione, quindi noi abbiamo sicuramente anche utilizzato questo canale, come dicevo prima, comunicato Corriere della Sera e agenzie di stampa, ma la comunicazione vive anche di canali ormai non più intermediati, cosiddetti proprietari, diciamo canali propri, che possono essere un magazine cartaceo, questo accadeva ovviamente prima dell'avvento dei social network e può accadere ancora oggi, ma più tipicamente le aziende, diciamo, utilizzano, sfruttano le potenzialità dei social media per impostare una comunicazione diretta con i propri pubblici di riferimento, siano esse le persone, ma anche appunto, diciamo, tutti i target della propria comunicazione, attraverso una comunicazione diretta attraverso canali che sono gestiti direttamente dall'azienda, che quindi diventa sempre più anche qualche modo, passatemi un po' il termine, una sorta di editore, no? E quindi come tale si deve organizzare per avere un dipartimento che si abbia sempre di più delle competenze anche in qualche modo giornalistiche, o che applichi delle competenze giornalistiche alla comunicazione, ma anche dei principi molto solidi alla comunicazione. Quindi ovviamente la trasparenza, la trasparenza, direi, poi vabbè, il tono di voce, il rispetto, l'ascolto, e quindi noi abbiamo, quando sono arrivata mi sono resa conto che si stava cominciando a, diciamo, la comunicazione legata ad Angelini Pharma e ad Amuchina si stava cominciando a costruire intorno a una serie di affermazioni che vivevano online.
ho accanto ad una risposta che ha sicuramente influenzato in maniera molto positiva la comunicazione affidata al Corriere della Sera che ci ha chiamato e affidata alle agenzie di stampa che l'hanno riportata immediatamente in quanto era ovviamente di interesse pubblico, abbiamo subito aperto i canali social, progressivamente su Twitter, che è stato il primo tweet, è stato proprio legato alla risposta di Angelini Pharma relativamente ad Amucchina sugli aumenti di prezzi e sullo sforzo produttivo, un video molto bello tra l'altro che ha fatto tantissime visualizzazioni ed è stato il nostro primo tweet che ha inaugurato la nostra comunicazione, che è stato anche ripreso direttamente dalla trasmissione Propaganda Live, che lo ha letto in diretta proprio per in qualche modo raccontare quello che Angelini Pharma stava facendo, e da lì abbiamo poi aperto i canali molto rapidamente Instagram per raccontare quello che stava accadendo all'interno dei nostri stabilimenti, come hanno fatto anche altre aziende. Quindi abbiamo proprio visualizzato le persone che anche sorridenti stavano lavorando all'interno degli stabilimenti, ma anche coloro che stavano lavorando da casa. Abbiamo quindi iniziato una narrazione legata alle immagini con Instagram, abbiamo aperto il canale LinkedIn e quindi il canale YouTube, e oggi direi che siamo abbastanza a 360 gradi presenti sui canali con canali che sono rivolti a tutte le persone che lavorano in Angelini Pharma, ovviamente, ma anche a tutti i pubblici di riferimento dove Angelini Pharma opera. Quindi sono canali globali, tendenzialmente con contenuti in inglese, e da lì stiamo attivando anche, guardando a quello che ovviamente rispetto ai paesi dove siamo più presenti, la possibilità di attivare una conversazione con i nostri pubblici locali. E in Italia, ovviamente, dove siamo molto presenti, abbiamo aperto il canale Twitter, è stato invece un canale in italiano dedicato ai target della comunicazione italiana. Quindi direi un approccio assolutamente avanguardistico, nel senso che stiamo non soltanto recuperando tantissimo rispetto a un'azienda che non aveva ancora attivato la comunicazione social, ma direi che non soltanto l'ha attivata in un contesto di crisi e quindi in maniera direi dirompente e molto coraggiosa, ma che la sta cavalcando assolutamente. Siamo da poco anche presenti con degli appuntamenti live ogni mercoledì, parliamo di salute mentale con appuntamenti che si chiamano Updates, appunto per Angelini Pharma, e dove andiamo a ripercorrere con protagonisti del mondo culturale, blogger, autori, ma ovviamente anche con psichiatri e con persone qualificate, l'impatto che il Covid ha avuto sulla salute mentale. Come lo facciamo? Lo facciamo in 7 puntate, recuperando i 7 temi che hanno caratterizzato un'altra iniziativa che non ho citato precedentemente, ma che fa parte del progetto Con l'Italia per l'Italia, che è stato il nostro podcast La Grande Incertezza. 7 puntate in cui abbiamo raccontato, come attraverso la voce narrante di Ivan Carozzi, tante sfaccettature dell'impatto psicologico della crisi sulle persone, quindi attraverso delle storie che abbiamo raccontato e abbiamo raccolto tante testimonianze, ma anche dove abbiamo dato delle risposte per poter superare il disagio psicologico della crisi, laddove magari appunto proprio un riconoscersi nelle esperienze comuni o riconoscersi in dei consigli professionali poteva sicuramente aiutare, quindi affiancando a quello che poteva essere poi un supporto invece più importante, che poi ognuno di noi ha cercato in qualche modo. Ecco, oggi questi 7 podcast è andato benissimo, è stato tra i podcast più ascoltati in alcune classifiche importanti di Spotify. Oggi dà vita a questi live talks, sempre in diretta su tutti i social, per poter di nuovo parlare di alcune tematiche che sono ancora molto calde. Ad esempio, abbiamo affrontato mercoledì scorso quella del viaggio e delle vacanze, scoprendo che tante persone hanno paura di viaggiare, hanno paura di affrontare le vacanze, quindi in qualche modo stiamo cercando di dare una risposta, di creare uno spazio di conversazione dove poter parlare di come superare queste piccole difficoltà a cui la crisi ci ha messo di fronte. Quindi in qualche modo direi un approccio ai social importante, molto coraggioso, direi, lo definirei molto coraggioso, e direi anche estremamente avanguardistico, perché stiamo andando veramente a presidiare i social in tutti i loro aspetti.